Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jupa17 e oggi vi do il benvenuto nell'ultimo episodio di Kirby Star Allies. Benvenuti ragazzi nell'ultimo episodio di questa serie dedicata a Kirby. Oggi dobbiamo dare un'occhiata alle ultime cose che non sono ancora riuscito a mostrarvi perché nello scorso episodio abbiamo completato la modalità storia. Però non vi ho mostrato Stelle del Baseball, Campione Italia Legna, La Scelta Definitiva e 3 punti interrogativi, Sei Tutti Noi Star Allies, che sono praticamente dei mini giochi. E in più ci sono ancora un paio di pianeti nella modalità storia che non abbiamo visitato, infatti sapevo che non erano stati messi lì a caso. Ho deciso di concludere la serie con questo 16° episodio perché poi mi voglio dedicare ad altri titoli. Non lo completeremo al 100% questo titolo, ma non importa. Direi di iniziare subito l'episodio di oggi andando a recuperare i due pianeti che ci mancano nella modalità storia. Ok, eccoci qua. Allora, un pianeta si trova qua ed è il pianeta abilità. L'altro invece si trova qua in fondo, vicino alla stazione Giambandra. Eccolo qua, pianeta extra e quel simbolino lì. Ok ragazzi, eccoci qua. Sono insieme a Kirby. Qui c'è già un pulsante da premere. Che succede? Ok, cuoricino. Dobbiamo attraversare una porta, attraversiamola. Ok, e questi gradini qua? Dove ci portano? Allora, Jim, vieni con me. Anche voi due. Bravi ragazzi. Allora, infatti mi servono almeno 3 amici. Anzi, 2 amici. 2 amici perché uno deve stare sopra e l'altro sotto. Aia. Allora, c'è questa cosa qua da tirare. Via, 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 via. Però queste stelline qua me le prendo. Dai. Bravissimi. No. Fatemeli mangiare. Ok, niente. Devo ancora recuperare un potenziamento per Kirby. Ah, magari adesso mangio una spazzolina. Anzi, mangio uno sgocciolo. Sgocciolo, vieni qua. Ti piazzo al posto di mega spazzolina. Poi di qui c'è una strada. E mi sa che c'è anche dall'altra parte. Invece no, scherzavo. Sì, comunque quando sopra la porta ci sono 2 omini vuol dire che ci serve almeno un amico. Ok, qui stiamo procedendo alla grande. Fate fuori quella torre di sabbia. Vai Jim. Grazie mille. Che pelo. Ok, siamo già arrivati in fondo. Mi sembra un livello abbastanza facile. Oh, c'è anche un cowboy. Che abbiamo sconfitto immediatamente. E qui ci sono 2 Kawasaki. Ragazzi, non gli sto facendo un fico secco. Abbiamo evitato uno dei mestoli. Aia. Ok, un Kawasaki ci ha salutati. Perfetto. No. Aia, mi ha preso. Dai, facciamolo fuori. Perfetto. Ok, è esploso. Possiamo procedere.
No! Mamma mia! Meno male che Kirby sa volare. Allora, andiamo su. Dov'è Mega Spazzolina? È lì. Ho bisogno che recuperi energia. I bombaroli. Mamma mia. Allora, ecco, adesso invece ci servono tre amici almeno, più Kirby. Prima ce ne serviva soltanto uno. Quei là. Ah, ci han divisi. Guardate che spettacolo, è la prima volta che ci dividono. Non gli faccio niente. Ok, l'ho sconfitto saltandogli sopra. Venite. Mega spazzolina. Ok, si è ripresa. Vieni, vieni. Vieni, mega spazzolina. Bravissima. Ok, altro pulsante. Possiamo salire su. Prendiamo tutte le stelline, mi raccomando. Jim, vieni qua, grazie. Sono un campione. Non di baseball, di yo-yo. Altra porta. Ah, ci han divisi di nuovo. Stavolta ognuno parte da un angolo diverso. Ok, tocca a me stavolta. Vai Kawasaki. Tocca di nuovo a me. Sgocciolo. Non morirmi. Mi è morto. Per fortuna riparte da là. Tocca a me. Non avevo visto che c'era sto qua comunque. Ok, via dalle scatole, grazie. Ok, ultimo pulsante. Perfetto, ho sbloccato tutto. Bravo Kawasaki, piglia tutto. E rieccoci qua. Dobbiamo andare di nuovo su. Mazza che giro che ci fan fare però. Di qua si va da qualche parte, no? Aspetta, vieni con noi. Ciao sgocciolo. Dai una scossettina qua, bravissimo. E poi ci serve... Aia! Vieni qua. Così impari a darmi la scossa. Devo riuscire a bruciare quello. Aspettate, eh. Facciamo una bella roba. Fai che fare tu il mio lavoro, va. Ciao spazzolina. Accendi qua. Se ci riesci. Forse ho capito come fare. Allora, sono andato a recuperare un bastone di Giambandra. E infatti, vedete, gli ho dato fuoco e così siamo riusciti a attivare la miccia. Vediamo che succede. Guarda lì. Tre forzieri. Una vita extra. Un super tassello. E un'altra vita. Ok, ho fatto bene. Ho fatto bene ad andare qui in cima a recuperare un bastone di Giambandra. Ok, ci sono un paio di nemici, ma in teoria col fuoco dovremmo farli fuori velocemente. No, mi ha mangiato! Mi ha mangiato! Non ti permettere mai più una roba del genere, eh. Ecco, bravo, esplodi.
Ok, sconfitto pure lui. Bye bye, ragazzi. Mi aveva mangiato. Allora, adesso dobbiamo andare di qua. Probabilmente faremo la ruota amici, eh. Ah no, la stella. Ottimo. Pensavo la ruota, perché dobbiamo rompere delle cose qua. Attenzione agli asteroidi. Aia, l'avevo appena detto. Attenzione agli asteroidi. Ci sono due bunkers. Ok, uno ci ha già salutati. Ok, anche il secondo. Guarda qua. Attenzione sempre agli asteroidi, perché non abbiamo vita infinita. Ok, altro doppio scontro. Uno è andato. Ancora un colpo. Perfetto, bye bye. Bravo Kawasaki. Tassellino. Sempre più grossi sti asteroidi, eh. Attenzione. Doppia vividria. Ok, una è già andata. No, proprio quello che volevo evitare. Non ti lascerò finire il quadro. Un altro cuoricino. Beh, ma con la stella è tutto più facile, comunque. Che ehi là, guarda lì che strage. Stiamo facendo una strage. Qui c'è... Attenzione! Non mi aspettavo un boss. Sì, beh, lo stiamo massacrando. Direi che ci siamo quasi. Ok, sconfitto. Bye bye. Un'altra porta. E adesso? Dove caspita siamo finiti? Ok, c'è una specie di ascensore, altra porta. E sto livello vecchio stile? Ma che roba, che spettacolo! Che spettacolo! Qui mi sa che c'è una zona segreta. Sì! Zona segreta... Ah, eccolo il forziere. C'è niente qua sopra? Ok, c'era solo un forziere. Mamma mia, quante botte. Bellino però sto livello extra. Sta durando anche più del previsto. Non mi aspettavo fosse così lungo. Ok, mi sa che c'è qualcosa qua a sinistra. No, non c'è niente. Allora possiamo procedere verso destra. Pulsante che sblocca. A parte la batteria quasi scarica.
Non ci credo. Una statua gigante di Kirby. We love Kirby. Fantastico. Guardate quanta roba piove. Pigliamo tutto. Mi stanno regalando vite come se non ci fosse un domani. Mamma mia. E adesso? Possiamo procedere? No. Cosa devo fare? Ah, ok. Dovevo andare lì sopra. Mi è piaciuto questo livello extra. Ah, per un pelo. Mamma mia, per un pelo. Fantastico. Prima posizione. Ottimo lavoro. Ok, livello extra completato. Bello. Molto molto bello. Adesso dobbiamo andare a completare questo, chiamiamolo livello extra qua. No, non è questo, è l'altro. Il pianeta abilità. Ok ragazzi, eccoci qua con la nostra squadra. Ci sono vari personaggi. Praticamente tutti quelli che abbiamo incontrato durante i vari livelli della storia. Allora, andiamo a vedere cosa c'è di qua. C'è Sgocciolo. Abbiamo bisogno di te, Sgocciolo. Allora, possiamo salutare Fiammeleo. Bravissimo. Spegnimi tutte le fiamme. Allora, ci prendiamo il pollo arrosto e tutte le stelline. Andiamo a vedere dall'altra parte se c'è una stanza simile. Ok, eccoci di qua. C'è Mega Spazzolina. No. No. Non uccidetela. Ok. L'ho recuperata appena in tempo. Fai piazza pulita. Altra roba anche qua, eh. Molto molto interessante. Spazzolina. Spazzolina. Dai. Hai un mucchio di foglie da tirar via. E stai lì a guardarmi. Ah, c'è un'altra stanza anche qua. Qui invece c'è Chilli. Vai, Chilli. Bravissimo. Aia. Ok, ottimo. Ho perso un po' di vita, con questa... con questo mega martello in mano. Andiamo anche dall'altra parte, perché ci sarà sicuramente una stanza simile. Allora, Fiammeleo. Ho bisogno di te al posto di Chilli. Vai, scioglimi tutto questo ghiaccio. Bravissimo. Manca l'ultimo cubo. Bravissimo. Fai che potenziarmi il martello. Martello ardente. Perfetto. Allora andiamo ancora su. C'è un'altra stanza ancora. Vieni con noi al posto di Fiammeleo. Ok, bravo. Accendi anche tutte quelle lampadine. Ah, avete già recuperato voi le stelline. Bravissimi. Ho 137 vite. Mamma mia. Sono tantissime. Qui ci sono tutti gli amici di Kirby che lottano. No, aspettate. Ok, lancialo. Tiro amici. Bravissimo. Guarda che strage. Allora, però direi di sostituire Spinotto. Magari prendiamo lui. No, volevo l'altro, vabbè. Va bene lo stesso.
Proviamo ad andare su. Qui ci sono altri personaggi, tra cui quello che praticamente è una bomba. Ok, qui non c'è nient'altro, c'è solo quella porta lì. Vediamo dove andiamo a finire. Ok, ci sono dei nemici da sconfiggere. Allora facciamo che farli fuori. Grande Bugsy. Ma quanti ne appaiono? Non è che magari vanno a ondate? A questo punto direi di sì. Mamma mia che strike. Al volo. Non toccano neanche terra. Lo spadaccino. Lo spadaccino ci può tornare molto utile. Ok ragazzi, forse ci siamo, manca pochissimo. Manca pochissimo. Siamo 4 contro 1. Ok, anche lui è esploso. Oh, guardate, ci sono un sacco di forzieri. Comunque è tosta come sfida, perché sarà tipo la terza, quarta volta che la provo a superare. Ok. Però la musica non accenna a fermarsi, quindi mi sa che non è ancora finita. Ok, adesso non ci sono più avversari da battere. Proviamo a riattraversare questa porta. Ok, siamo tornati di qua. Ok, attenzione, aspettate un attimo, perché adesso sono tornato all'inizio del livello. Però non c'è niente da completare, mi sa. Sì, abbiamo già completato tutto, mi sa. Proviamo a tornare su, sperando che la sfida non ricominci da capo. Però secondo me è finita. Ah no, si ricomincia all'infinito praticamente, ok. Eccoci di nuovo qua. Allora, andiamo a vedere gli altri 4 minigiochi. Partendo da Stelle del Baseball. Vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, istruzioni. Emergenza, in arrivo una meteora. Respingila nello spazio con la tua mazza. Ok, premi i tasti per riempire la barra. Cerca di riempirla più che puoi. Quando arriva la meteora, agita il Joy-Con al momento giusto per assestare un colpo stellare. Ok, dai, proviamo. Un giocatore. Ok, città in pericolo. Ok, eccoci qua, proviamo. Ho riempito abbastanza la barra. Ok, l'abbiamo colpita abbastanza bene. Vediamo quanti anni luce percorrerà. Allora, la meteora gialla si è già fermata. La meteora verde si è fermata. Vinciamo noi. 2242 anni luce. Perfetto. Vediamo se ci danno qualche ricompensa. Siamo arrivati primi. Ok, abbiamo sbloccato gli altri 2 livelli. Allora, aumentiamo la difficoltà. Ok, eccoci qua. Mi sa che l'ho colpita perfetta. Mi sa che l'ho colpita in modo perfetto. Vediamo quanti anni luce percorrerà. La gialla si è fermata. La verde si è fermata. La blu si è fermata. E la nostra invece prosegue la corsa. 6035 anni luce. Buono, buono. Altra vittoria.
Ok, facciamo anche l'ultimo pianeta in pericolo. Attenzione, eh. Ok, l'abbiamo colpita abbastanza bene. Prima era veramente perfetta. È tosta, eh. La gialla si è fermata. La verde si è fermata. No, la nostra si è fermata. Niente, vince la squadra blu. Vabbè, siamo arrivati secondi, non è andata male. Ci può andare bene, dai, come risultato. Ok, allora, un minigame l'abbiamo già visto. Andiamo a dare un'occhiata a Campioni Taglialegna. Vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, istruzioni. Vediamo cosa dobbiamo fare. Taglia più che puoi il tuo albero prima che scada il tempo. Agita il Joy-Con per muovere l'ascia. Fai attenzione ai bruchi e ai bombospini. I bombospini volano sugli altri alberi. Taglia l'albero più che puoi per costruire una casetta di tronchi. Ok, proviamo. Un giocatore. Anche qui tre livelli di difficoltà. Ok, mi sono già piazzato da questa parte di qua. Aia. Vai, 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 Kirby, vai. No. Bisogna essere molto veloci. Sti caspita di bruchi. No, siamo arrivati secondi a pari merito con la squadra verde. Guardate che roba. Ci han fregato i bruchi. Dai, passiamo al secondo livello di difficoltà. Bisogna essere molto veloci. Sti bruchi. Il computer è velocissimo comunque. Il computer è veramente veloce. Siamo arrivati terzi. A pari merito col Kirby blu. No, ma è veramente velocissimo il computer. Proviamo anche l'ultimo livello di difficoltà. Un casino. Dai, 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 Kirby. Quando i bruchi sono distanti. No. Dobbiamo approfittarne tipo adesso per recuperare. Adesso. Ok, fine. Eh no, qui siamo arrivati proprio ultimi perché il computer è veramente, veramente molto veloce. Ci mancavano ancora 19 metri. Va bene, dai, abbiamo visto anche questo minigame. Allora, diamo un'occhiata agli ultimi due minigame di oggi con 3 punti interrogativi, 6 tutti noi Star Allies, dove invece di utilizzare Kirby utilizzeremo uno dei suoi amici. Come potete vedere ce ne sono tanti. Prendiamo Sharp Knight. Praticamente questa è una gara di velocità, bisogna completare i livelli il più velocemente possibile. Adesso non completerò nessun livello perché tanto sono gli stessi che avete visto nella modalità storia. Vedete, invece di avere Kirby avremo Sharp Knight, però voi potrete scegliere qualunque personaggio. Vieni con noi. Qui raccattiamo il cuoricino. Questi li facciamo fuori. Bombi, vieni con noi. Aia. Ok, uccidiamo anche l'ultimo. Praticamente è una gara di velocità. E
Man mano che si va avanti, possiamo raccogliere questi cuoricini che ci potenziano l'attacco, la difesa. Poi possiamo trovare anche dei pezzi di puzzle. Ok, vedete? Dai, tiriamo giù questo. Altro cuoricino. Possiamo proseguire, magari non perdiamo troppo tempo. Vai, vai, vai. Vai, Sharp Knight, a tutta velocità. Abbiamo bisogno di lui, però. Vieni con noi. Potenziami la spada. Così possiamo attivare la bomba. Ok, vedete, livello 1 l'attacco, la velocità, l'attacco e la difesa. E man mano che proseguiamo ci conviene raccoglierli per migliorare anche il nostro personaggio. Facciamo ancora questo livello qua. Taglia. Perfetto, è saltato tutto. Vedete, adesso l'attacco ce l'abbiamo a livello 2. Non potenziamo comunque soltanto il nostro, potenziamo anche quello dei nostri alleati. Ok, qui c'è un boss. È un boss di ghiaccio, quindi col fuoco lo faremo fuori in 448. Forziere. Oh, finalmente abbiamo migliorato anche la difesa. Qui si scende. Come vi dicevo prima, sono praticamente gli stessi livelli della storia. Velocità livello 2. Dai, venite ragazzi. Bombi lo lasciamo perdere. Tanto è rimasto schiacciato. E invece di darci le stelline, ci danno i cuoricini. Ok, direi che possiamo tornare al menu principale. Allora, adesso direi di passare alla scelta definitiva, dove praticamente dovremo battere i boss che appaiono uno dopo l'altro e puntare al record. Possiamo naturalmente scegliere un personaggio qualsiasi e i nostri compagni di squadra, e naturalmente più aumenteremo il livello più sarà dura la sfida. Allora, direi di scegliere di nuovo Sharp Knight, anzi Kirby con l'abilità di Sharp Knight. Io adesso li prendo un po' a caso, tanto è solo per mostrarvi come funziona questo minigame. Allora, partiamo dalla brezza fresca. 4 battaglie, premio 3 tasselli. Naturalmente difficoltà facile. Ok, qui praticamente avremo la possibilità di incontrare dei boss che magari non abbiamo incontrato durante la storia, eh. Altri invece li abbiamo già incontrati. Allora, facciamo che affrontare questi 4 qua. Aia, mi ha tirato una mela in testa. Attenzione, che si sposta al centro. Picchia, picchia, picchia. Perfetto, uno l'abbiamo già eliminato. Sgocciolo. Potenziami la spada. Ok, un cuoricino viola. Poi vediamo chi sarà il secondo boss. Bunker. Ok, l'abbiamo già eliminato. No, però mi sembra strano.
Dado Pagos. Dov'è? Ah, erano questi qua? Quello lì è King Dedede. Ne sono sicuro al 100%. King. Venga, venga. Aia, mi è subito saltato addosso. Dai, picchiatelo, picchiatelo, ragazzi, picchiatelo. È resistente, eh? Ah, adesso diventerà gigante. Eccolo. Sei un po' arrabbiato. Aia, io sono rimasto proprio sotto. Devo stare attento perché se muoio mi sa che dobbiamo ricominciare tutto da capo. Dai, dai, dai. Si va ancora giù. Che fa? Mamma mia. Ok, l'abbiamo sconfitto. Non c'è niente da mangiare? No. Quindi dovremo affrontare l'ultimo boss con le ultime energie rimaste. Ok, meno male. Allora, l'ultimo dovrebbe essere Meta Knight. Sì, è Meta Knight. Naturalmente ci sono varie versioni tipo Galacta Knight. Dai, fategli male. Meno male che mi ha mandato. Dov'è andato? Ah, è lì. Dicevo, meno male che mi ha mandato quella bibita. Dobbiamo beccare quello giusto. C'è Bonkers che oramai non ha più energie. Infatti è andato giù. Dai, fatemelo rianimare però. Ok. Attenzione. Attenzione a Meta Knight. Dobbiamo aspettare che si calmi un attimo. Ok, sconfitto. Perfetto. Ci abbiamo messo 2 minuti e 42. Oh, gli abbiamo rotto la maschera. Ce l'abbiamo fatta. 2 minuti e 42 e 27.000 punti. Questo è il mio record. Ecco tre tasselli. Ecco gli amici di sogno. Ok, praticamente abbiamo sbloccato questi qua, che adesso possiamo utilizzare per affrontare gli altri boss. Va bene ragazzi, eccoci tornati nel menu principale di Kirby Star Allies. Abbiamo completato il gioco al 77%, mi ritengo soddisfatto. Vi ho praticamente portato tutta la modalità storia e tutti i minigames presenti all'interno di questo titolo. Adesso ragazzi tocca a voi completarlo al 100% se volete acquistarlo. Come sempre ragazzi, spero che questo video e questa serie vi siano piaciuti. Se il video e la serie vi sono piaciuti, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Adesso a breve comincerò a portarvi dei nuovi titoli sul canale e naturalmente ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi!